tutta la creazione agrita, per questo si riesce che nel tutto l'uomo. Ok, da qua porto avanti un ginocchio, perfetto, e questo di rimanere su dritto con la schiena. Ancora non si combatte. E attenzione che non è un ginocchio in questo modo, ma proprio porto avanti, ok, senza di schiacciare con il mini nel terra. Cambio dall'altra parte, uguale. Il busto è in avanti, ok? Carico il piede sulla gamba con il ginocchio sollevato. Ok, ancora una volta, al centro, porto avanti e schiaccio con il piede verso il tallone della gamba sollevata, del ginocchio sollevato. Cambio, ultimo. Da qui, mi lascio cadere il piede. La gamba avanti, ok, attenzione, la gamba che è esterna, la porto avanti, qui, tutte e due e porto l'altro. Devo cercare di rimanere ferma, la gamba esterna 1, la gamba sotto spingo, porto sotto e porto esterno. Di nuovo, gamba esterna, gamba al centro, vado giù e porto l'altro. Cercate di tenere fermo il corpo e di fare questo movimento. 1, e fa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, attenzione, rotolo dietro, vengo su e vado in avanti, ritorno in posizione, cambio, su e vado in avanti. Lo facciamo 10 volte, pronti, via, 1, vengo in avanti, vado indietro, 2, indietro, 3, non c'è fretta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, posizione, 4 appoggi con i piedi e i gomiti, da qua, perfetto, porto un ginocchio, giro e la gamba fuori esterna, ok? Possibilmente più su della mia spalla e poi cambio, unisco le gambe con le posizioni al ginocchio, lo porto fuori, cercate di tenere ferro sempre sui gomiti, cambio, prima 4 appoggi, ginocchio e gamba, cambio, 4 appoggi, ginocchio e gamba, 4 appoggi, ginocchio, gamba, ancora, 4 appoggi, ginocchio, gamba, 4 appoggi, ginocchio, gamba, ultimo, 4 appoggi, ginocchio, gamba, attenzione da qui, mi tiro, ok, e ritorno, cambio gamba, mi tiro, senza mai appoggiare il sedere, e ritorno, cambio gamba, inizio e ritorno, forza, cambio gamba, sempre sedere sollevato, cambio gamba, ok, cambio gamba, inizio e ritorno, cambio gamba, inizio e ritorno, ok, è solo come il scaldamento, eh? Allora, il lavoro di oggi. Tutti conoscete le cadute, giusto? Il lavoro di oggi sarà sulla caduta in avanti in questa direzione. E facciamo 5 verso di me, a destra e 5 a sinistra, rotolando dal
in questa posizione.
attenzione che, ripeto, avanzo con la gamba e tiro, ok? Perché verrà sicuramente da fare questo lavoro. Devo avanzare con la gamba, tirare, andare indietro e chiudere. E lo tengo qua. Mi spiego? Prego, accorto un attimo, 2 minuti per provarla. Giusto adesso non si può saltare così. Una volta che sono qua, la gamba che parte va a colpire il bicipite femorale della zona della sinistra per la parte di questa posizione. Quindi chiudo, quando vado sotto, ruoto con le spalle e controllo. Ok? Una volta rovesciato, la mano del braccio piazza giù e vado in immobilizzazione. Se ho il pugno sotto, lasciatelo perché lui fa piacere. Ok? D'accordo? Vado qui, l'esercizio che abbiamo fatto prima. Ok? Quindi, una volta proiettato, il braccio lo schiaccio giù a terra, ok? Giro, controllo. Controllo. Ok? Prego.
schiacciate su con la manica che si manda a terra. Controllare qua, questa mano scivola vicino al bar.
tavolo, in modo tale da essere pronto quando uno sto a prendere il tavolo, ok? Questa è solo un'indicazione. Ti spiego? Prego. Passo il braccio dentro al collo, ok? Dall'immobilizzazione passo il strangolamento, d'accordo? Io mi metto qua. Attenzione che se sto sopra, lui può muoversi. Devo portarmi pancia a terra, ok? Con la mano dietro controllo la spalla, con la mano sopra controllo il collo, ok? Il gomito lo apro un pochino. D'accordo? Adesso, se ancora non c'è, basta che guardo da quella parte e mi sposto. D'accordo? Mi sono spiegato? Quindi, arrivo giù, proiezione, controllo, okay? Mi appoggio con la spalla sopra lui e cambio la immobilizzazione. Controllo sempre. La mano, da qua, quando giro, va sopra. Schiaccio. Sempre. Passo e poi vedete, mi allontano, controllo sempre la spalla e il braccio, ma mi allontano, sto con la pancia a terra, ovviamente gambe larghe, se state così, si scappa, gambe larghe controllo, da qua, come la ghigliottina, il gomito verso il basso e spingo verso la testa, verso l'esterno, se ancora non c'è, posso con quello di là e faccio solo che mi sposto, vedete subito. Quindi da immobilizzazione passiamo al strangolamento. Va bene? Prego.
Modo, vedete, fa la presa, cerca un po' di contrastare.
c'è stato il braccio teso così. Sì, è inutile che stiamo a far fatica a portarlo giù e far tutti i passaggi che vogliamo. Sono qui, potete tenerlo un po' più doloroso. D'accordo? Quindi, prima cosa, quando prendo controllo, mi recupero un pochino, e il mio compito di fare proprio questo. Ok? Mi controllo sopra. Ora da qua, e controllo spalle e testa, la mano quando scivolo sotto, io comunque sto sempre controllare lì, che non è lo spazio. Quando giro verso la testa, vado con il buio e continuo a schiacciare. Ok? Una volta che giro, qua, adesso decido, l'angolo non viene, guardo dalla parte dei piedi, poco in poco e mi chiedo la testa. Va bene? Naturalmente che qualcuno guardava dalla parte della testa, guardo sempre dalla parte dei piedi. Ancora un attimo, aspetta, se non vado la gamba. Thank you.